Ciao, oggi figurino di moda, completini intimo. Lo vediamo in questo video. Libera la tua creatività. Impara con me il fashion design. Iscriviti by Pato 74. Ciao, bentornata o benvenuta. Se sei nuova del canale, mi presento, sono Patrizia e ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento, nell'ufficio stile e nell'ufficio sviluppo, progetto e collezione. E ho visto tanti disegni e tanti figurini. Ho creato questo canale proprio per condividere con te quello che ho imparato su come disegnare il figurino di moda. Soprattutto se ti serve per fare la fashion designer di mestiere. Se disegni per passione, sei comunque nel posto giusto perché sul mio canale ci sono più di 200 video dove ti spiego come disegnare e come colorare il figurino di moda con tutte le tecniche, dai pantoni agli acquarelli, alle matite colorate, pennarelli acquerellabili. Oggi vediamo il disegno inteso come, diciamo, disegno in piatto. Ti faccio vedere l'intimo e la corsetteria. Poi, una volta che tu lo impari, puoi anche disegnare dei costumi da bagno. In questo video ti faccio vedere tutto e ti spiego tutto. È un video molto semplice e intuitivo, quindi guardalo tutto. Diciamo che partiamo dal foglio bianco insieme e arriviamo al risultato finale. Con questo tipo di figurini tu potresti già metterci delle note vicino, decidere in che tessuto farli e spiegarli alla modellista. Quindi vediamo insieme questo video. Se ti piace, fammelo sapere mettendo un like e iscriviti al canale perché pubblico video tutorial per disegnare la moda tutte le settimane e ci possiamo tenere in contatto anche su Instagram tutti i giorni. Guarda nei link in descrizione, trovi tutti i miei contatti. Bene, vediamo insieme questo tutorial, spero che ti piaccia. Scrivimi nei commenti e ci vediamo tutte le settimane su YouTube e tutti i giorni su Instagram. Ciao da Patrizia Pato 74. Ciao. Bene, vediamo cosa ti serve. Allora, la gomma pane che poi andrà scaldata, il temperino e le matite. Io adesso sceglierò una matita con una lamina un po' più morbida e poi ripasserò alleggerendo con la gomma pane, ripasserò lo sketch. Quindi matite, foglio. Questo è un foglio normale da stampante. Ti consiglio di mettere sotto un quaderno, di modo che quando disegni non hai la scrivania e quindi il tratto è più morbido. Quindi normalmente io quando disegno metto sempre sotto al foglio qualcosa. In questo caso il quaderno va benissimo perché è largo come il foglio e quindi è comodo. E quando disegni hai il morbido sotto, mentre invece se lo facessi sul tavolo possono rimanere anche i segni del legno del tavolo. Quindi il consiglio che ti do è foglio da stampante sotto un quaderno o una rivista. Quindi per cominciare a fare questo sketch, matita, gomma pane, ovviamente il temperino, rivista o quaderno da mettere sotto al foglio, foglio normalissimo da stampante. Adesso vediamo come procedo. Qua c'è un esempio di quello che andremo a fare oggi. Sono degli studi che ho fatto. Qui c'è un disegno di un completino intimo con una stampa a fiori e reggiseno triangolo. L'ho lasciato a matita perché poi l'ho fatto colorato e quindi l'ho riportato sullo sketchbook colorato. Questi sono altri due studi su cui stavo ragionando, sempre di intimo corsetteria, e li ho ripassati con il pennarello perché volevo più o meno ragionare non solo su come fare la struttura, ma anche su che tipo di motivo andare a mettere, tipo pizzo, maculato, magari qui un tulle molto leggero e un point, un jersey point. Quindi questi sono degli studi che andremo a fare oggi insieme su questo foglio. Quindi parto facendo una bozza di questo tipo e poi la metto in bella e la andrò a ripassare. Quindi prendo come riferimento anche le misure di questi figurini, quindi teoricamente me ne dovrebbero stare tre in un foglio A4 in questa grandezza. Più o meno ho ragionato di utilizzare tutto il foglio per avere tre figurini di tre completini. Poi come sarà la stampa, cioè se qui
Per esempio c'è il maculato col pizzo, qui c'è il jersey à pois col tulle, questo è un tulle stampato a fiore con l'elastico a puntina, la forma del reggiseno, tipo questo è a triangolo, questo è a balconcino e questo è un altro tipo di balconcino col ferretto con un altro tipo di taglio sulla coppa. Qui c'è uno slip molto sgambato e qui invece c'è una culotte col pizzo, quindi sono dei ragionamenti che vengono fatti quando si ragiona come disegnare un completino intimo. Quindi io partirò facendo questo tipo di sketch a matita, lo riporto sul foglio, diciamo che teoricamente qui ce ne sono tre, quindi io su questo foglio dovrei riuscire a farne stare più o meno tre, mantenendo questo tipo di grandezza. Uno di questi, magari prendo questo qui e me lo metto vicino per cercare di mantenere le misure. Allora, qua prenderò la 2B, almeno a me piace la 2B, poi prenderai quella che vuoi tu. Ci sono anche le H, se vuoi disegnare con le H. A questo punto mi serve di avere delle misure, ma proprio le misure di base per fare le proporzioni da stare dentro al foglio, per cui più o meno so che lascerò un po' di margine qui, mi segno le proporzioni in modo molto di base, la mia bella metà. Poi per quanto riguarda l'impostazione sul foglio, queste sono già proporzioni che vanno bene, per cui mi segno anche qui le misure, poi sono indicative, nel senso che io so che qua farò stare la grandezza della parte sopra del completino e invece la parte di sotto più o meno è grande così e sono abbastanza proporzionate. Qui ci sono più o meno le coppe, poi dipende anche dalla forma che andrò a fare. Adesso che ho ricavato, diciamo, lo spazio che voglio utilizzare sul foglio con una buona proporzione e mi sono segnata più o meno la linea di metà, incomincio a impostare il figurino nella sua come base. Allora, vediamo un pochettino. In questo caso voglio fare un reggiseno triangolo, quindi qui c'è la metà, traccio una linea di metà qui, che più o meno, questi sono tutti quanti delle impostazioni che poi possono anche cambiare, più o meno l'altezza va qui e vado, mi lascio un po' di spazio che sarà per le parti laterali, quindi mi devo lasciare un po' di spazio qui. Mi lascio questo spazio qui e vado a fare il mio triangolo. Lo vado a impostare. Dopodiché voglio fare un reggiseno triangolo con un nastro sotto, per cui andrò a impostare anche questo tipo di nastro e la spallina sopra più o meno è così. E quindi ho cominciato a creare la struttura della base del reggiseno sopra. Qui ovviamente ci saranno le pens, ok, oppure potrebbe essere un taglio, adesso vediamo un pochettino. Poi lo slip più o meno così, anche qui ci sarà questo nastro, per cui più o meno della stessa altezza. La larghezza è più o meno questa, per disegnare la larghezza, poi dopo tutto si può modificare. Uso sempre la linea di metà, più o meno lo spessore, mi segno questi punti di riferimento e mi segno anche i punti di riferimento dove voglio che arrivi il taglio, più o meno per fare la stessa inclinazione, per cercare di farlo, anche se a mano libera, farlo simmetrico. Mi sembra molto lunga questa parte qui, per cui andrò ad abbassarla e quindi quando lo vado a disegnare questa parte la cancello, anzi la cancello subito così ti è chiara. Così almeno, e qui c'è il nastro, così è più proporzionato, decisamente più proporzionato. Chiaramente ho cambiato un pochettino le proporzioni, ma dipende sempre dal tipo di modello che vai a fare. Questa è una coppa molto alta, potrei anche abbassarla un pochettino e quindi la vado un pochettino ad abbassare, la faccio un pochettino più bassa, ma è una questione di stile, perché ci sono anche le coppe a triangolo molto più alte. Poi man mano che lo vado a definire vedrò come gestire tutte queste proporzioni. Ora che l'ho impostato vado a definirlo un pochettino di più, teoricamente potrebbe essere in pizzo, quindi potrei andare a mettere
un pizzo che ha la balsa laterale, quindi mi creo lo spessore e vado a fare questo effetto di balsa che può essere più o meno pronunciata, più o meno grande a secondo di com'è il pizzo. Poi tutti i particolari del pizzo si fanno in un secondo momento, però già l'idea è questa. Ora qua c'è un nastro a cui vorrei poi andare a mettere dei fiocchi, quindi potrei già impostarli per ricordarmi che poi avrà questo nastro in raso, un raso comunque stretch, stiamo comunque parlando di corsetteria intimo. E potrebbe esserci un fiocco anche qui, che potrei andare a impostare anche un fiocco qui. E quindi sto disegnando un completino molto particolare volutamente. La balsa laterale del pizzo ci può anche essere sulla coppa, quindi mi vado a recuperare questo spazio creandomi l'altezza della balsa. Perché faccio questa riga? Faccio questa riga per avere un'altezza della balsa che sia più o meno uguale, di non trovarmi a avere delle curve una troppo diversa dall'altra, perché nel pizzo le balze sono regolari, per cui facendomi quest'altra linea riesco a avere una cosa più simmetrica. Alla fine, come vedi, avevo abbassato la coppa, ma mettendoci la balsa mi è ritornata di quell'altezza lì, perché di quell'altezza probabilmente deve essere di quell'altezza questo tipo di triangolo, se ci metto anche il pizzo con la balsa. Quindi sto andando a impostare questo sketch cercando di farmi venire delle idee, quindi mentre faccio questo schizzo ragiono su come potrebbe essere. Qui ci potrebbe essere un'anella, che serve proprio l'anellino per regolare il reggiseno. Volendo puoi disegnare la parte della spallina che esce fuori, oppure lasciarla solo così, si sa che poi dopo ci sarà il dietro. In questo caso, per questo tipo di disegno, adesso ti faccio vedere la differenza. In questo disegno, che anche lui è un triangolo, ho disegnato il pezzo della spallina dietro. In questo caso invece non lo voglio disegnare, quindi lo lascio semplicemente con la visione in piatto e basta, perché ho già sia il pizzo che i fiocchi. I fiocchi si possono fare anche più importanti, perché quando uno fa uno sketch è giusto dare enfatizzare tutti i vari particolari. Quindi adesso ho impostato questo primo sketch, ora ne faccio un altro, quindi mi andrò a prendere le misure per stare dentro al foglio, indicativamente stare in questo foglio A4, quindi so che più o meno se voglio stare in queste misure più o meno devo occupare questo spazio. Nell'ambito di questo spazio ho i bordi, quindi mi vado di nuovo a ricreare questa base più o meno, proprio per riuscire a gestire il foglio A4 per farci stare tre sketch a matita. Come vedi, non mi preoccupo di fare le linee dritte, perché ragazze, nel figurino di moda la linea dritta sì, va bene fino a un certo punto, perché stiamo parlando di sketch. E quindi sì, ok, non ti preoccupare se non fai le linee dritte. Mi porto avanti questi riferimenti perché mi sono venuti buoni come proporzione, più o meno. Allora adesso potrei fare un altro tipo di schizzo. Quindi adesso facciamo altri due sketch, velocizzo il video così andiamo avanti e proseguiamo con questo esempio. Così poi dopo li andiamo a vedere come riportare su un altro foglio e farli, diciamo, più in bella. Però questo è un ragionamento che ho voluto mostrarti per farti capire, quando si fa anche un completino intimo, che ci sono un sacco di cose di cui tener presente e che man mano che tu lo pensi e lo immagini vai a fare delle modifiche. Però se hai un'idea, un'indicazione già di proporzione che comunque rende nello sketch, è molto più facile poi andare a costruire il modello che vuoi tu. E nella stessa cosa è l'abbigliamento: hai un figurino di moda come base, anche nell'intimo ti conviene crearti una base che sia proporzionata, su cui poi tu vai a fare tutte le modifiche che ti servono. Per dire, questi sono due triangoli, però sono fatti in due modi diversi. Comunque la base io ho mantenuto quella perché è una base che è proporzionata.
quando vado ad aggiungere, qui ho aggiunto il nastro per cui ho modificato l'altezza, qui volevo fare la coppa più piccola ma avendoci messo la balsa alla fine è venuta di questa misura, perché è una misura che a occhio vedi che è proporzionata. Quindi creati delle basi molto semplici che poi vai a elaborare e vai a fare le modifiche che ti servono quando pensi allo stile che vuoi dare al completino che stai facendo. E c'è una differenza tra un reggiseno a triangolo e ovviamente un reggiseno fatto con la coppa o anche col ferretto, secondo delle forme. Però più o meno le proporzioni e le grandezze, nel momento in cui tu ti costruisci un figurino tipo questo, riesci a fare un po' tutti i modelli. Vedi che più o meno ci stanno tutti quanti i modelli. Adesso velocizzo il video e vado a fare altri due completini, sempre come sketch, diciamo, come costruzione di base.
Bene, in questo video ti ho fatto vedere come ho fatto lo sketch di questi completini, partendo da delle basi con dei ragionamenti. Quindi, come vedi, questi sono, una volta ripassati, sono più in piatto, più puliti rispetto a questi, ma questi erano dei ragionamenti dove andavo a inserire anche poi dei tessuti, delle fantasie di tessuti. Allora, in questo caso ti ho fatto vedere come l'ho disegnato a matita. Io ho usato la matita di Winsor & Newton 2B del set Soft, perché comunque è uno schizzo di base. Se a te piace utilizzare la H, che è un pochettino più dura e ha una linea più chiara, nel set del Winsor & Newton comunque c'è. Poi che cosa ho fatto? Ho ripassato con il pennarello la misura è la 1, quindi la misura più grande, sempre di Winsor & Newton. Ho ripassato i vari sketch. Poi dopo posso anche andare ad alleggerire o a cancellare il segno della matita sotto di tutta la costruzione. Posso utilizzare questa base per riportarla su un foglio di Bella e andarla poi a colorare. Quindi questo è un esempio di come disegnare l'intimo e la corsetteria. Sono tre completini diversi. Diciamo che sono partita da due completini particolari e ne ho fatto uno molto più semplice, che è un push-up. Quindi qui c'è un balconcino con la coppa con molti tagli e il ferretto. Qui c'è un triangolo e qui c'è un push-up con la coppa imbottita. E uno slip molto, che sarà un perizoma, molto molto semplice. Quindi vedi che sono tre tipi di completini diversi. È chiaro che per fare una forma così semplice, devi, quando ti serve, sia quando disegni che quando ripassi, ti puoi anche benissimo andare a girare il foglio. Cioè, se ti serve di disegnare per fare una curva, come sei più comoda, tu te lo giri il foglio. Cioè, non è sbagliato girare il foglio per disegnare, eh? Quindi mi raccomando, se hai bisogno di fare due curve o delle linee che siano il più simmetriche possibile, girati pure il foglio. Non è sbagliato girarsi il foglio, ok? Soprattutto quando ripassi. Quindi diciamo che adesso, per oggi, questo video si conclude qui. Spero che ti sia stato utile. Adesso voglio vedere, magari più avanti, se andare a fare questi, riportare questi disegni o su uno sketchbook o su dei fogli e andarli proprio a colorare, magari con delle tecniche come il Pantone, via dicendo. Comunque, questo è come disegnare il completino, come progettarli anche. Fammi sapere nei commenti, scrivimi nei commenti se vuoi magari vedere uno di questi tre colorati. Magari più avanti penso che farò una cosa del genere, sceglierò uno di questi completini e lo vado anche a colorare. Ovviamente utilizzerò questa base. Quindi organizzati a crearti una base che sia proporzionata e poi dopo ti servirà per fare la Bella, ok? Bene, se ti è piaciuto questo video fammelo sapere mettendo un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo anche la prossima settimana, tutte le settimane su YouTube e tutti i giorni su Instagram. Iscriviti e clicca sulla campanella così YouTube ti avvisa. Mi ha fatto piacere anche oggi stare insieme a te. Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao!